Duranti e Mattioli, gli arbitri dell'incontro. Fra breve infatti si alzerà la palla 2 di questa gara 4. Bologna c'è. Il tiro da tre di Mancinelli ed è la prima tripla di questa serie finale per Stefano Mancinelli. Ha scelto un gran bel momento per metterla. Abbiamo cercato di essere un pochettino più attenti perché 37 punti nostri ci stanno, ma se vogliamo vincere 35 sono un po' troppo. Proviamo a giocarla, a vincere e a rubarla in fondo. Mortifera che dà il più 4 adesso alla Clima Mio, massimo vantaggio per la formazione di Repescia in questa gara 4. Ciscascas che ha un tiro da tre e lo piazza allo scadere. Ancora una volta la Benetton allo scadere, ferisce la Clima Mio 53-50 dopo 30 minuti di gioco. Di mordente sono qualcosa di pauroso. 39 secondi, nuovo possesso della Benetton, chiamano alla calma i loro giocatori, i due allenatori a bordo campo. Zizis non trova la penetrazione contro Garris, gioca allora il pick and roll in punta con Gori. Gori porta via Garris, ma Watson rimane in lob a pescare Gori e c'è il canestro di Marcus Gori. Due punti pazzeschi di Marcus Gori. Per Melinelli, ultimi 5 secondi di gara 4, un punto da recuperare per la Clima Mio, la palla finisce per terra, Diawara da metà campo, non la mette e la Benetton è campione d'Italia, la Benetton vince gara 4, la Benetton è campione, 69-68 il punteggio finale di una partita straordinaria, giocata da due squadre straordinarie, la Benetton merita il proprio titolo, la Clima Mio merita l'onore delle armi in questa partita.
Sì, nessuno avrebbe pensato all'inizio dell'anno di essere arrivati oggi 20 giugno in questa situazione. Sicuramente siamo cresciuti pian pianino grazie all'abilità e alla capacità del coach, di sti ragazzi che hanno un cuore immenso e di tutta l'organizzazione. In pratica questa è la vittoria di tutta l'organizzazione. Beh, pensavo allo scudetto, nessuno ci credeva quest'anno, eravamo tanto sottovalutati, abbiamo avuto tanti problemi durante l'anno, però ci abbiamo creduto fino alla fine, il coach per primo ogni giorno ce l'ha detto e è incredibile, ancora non ci credo. È vero, ho sofferto tanto, però è una gioia immensa, soprattutto vincere in questa maniera, che tutti ci davano sempre per spacciati, contro Milano vince Milano, contro Roma vince Roma. Questo erano sui giornali, era sull'opinione. Tutti quelli fuori credevano in questa maniera, noi invece ci abbiamo sempre creduto, sapevamo che abbiamo sofferto tanto e se la fortuna avesse girato un pochettino saremmo riusciti a portare a casa una cosa. E poi davanti al nostro pubblico, vincendo in questa maniera, è ancora più bello, ancora più gioia, più emozionante. L'emozione ti prende come la prima volta, quindi non... È stata sicuramente un'altra grande, bellissima battaglia da playoff e naturalmente concludere la stagione in questa maniera è un qualcosa certamente di esaltante. Insomma. Infatti lo dicevamo a telecamere spente, non avresti potuto pensare a un finale migliore per lasciare l'Italia? Beh, questo raddoppia l'emozione perché naturalmente pensare così a una scelta di vita che si fa in questo momento, a un aereo che parte, a lasciarsi dietro alle spalle tante stagioni di basket, concludere così un certo tipo di fase della propria vita in questa maniera qui è sicuramente un qualcosa che sì, ti commuove e non è facile gestire le emozioni in momenti come questo, insomma.